Com'è andata adesso? Very Allora, well, bellissimo. una cosa che ti volevo chiedere, che mi hai detto, ho sentito ansia, ma in quale parte del corpo, se ti sei accorta? C'era una parte del corpo che ti dava fastidio? Stomaco, Lo plesso, il stomaco. plesso, sì. Ok. E prova a guardare la tua grafia, come hai scritto. Intanto se la riconosci e se nella la prima e la seconda sono diverse. Sì. Ecco, questa cosa è molto importante. Tenetela a mente perché intanto vi fa vedere che noi non siamo la nostra macchina biologica, che è una bella cosa. Adesso se siamo anche sotto Natale mi direte, ma allora, per favore. Allora, noi siamo molto di più. La nostra macchina biologica c'ha delle credenze che a volte la limitano, a volte la fanno andare avanti. Quindi se avete scritto come immagino in maniera diversa, erano due parti di te, due bambine. Io parlo con i bambini interiori di tutti noi. Una, quella che, la cui acqua ha reagito, è andata in reazione ad una sensazione di attacco. Che quella musica lì è una musica che genera caos. Infatti, il cristallo che vi ho fatto vedere prima, il cristallo heavy metal, non si capisce che forma abbia. Anzi, sembrano un po' dei serpentoni, dei vermoni. Ecco. Questo è successo a livello del tuo stomaco, quindi del nutrimento, vedi, proprio non voglio mangiare questa minestra, non mi piace. Il colore grigio, vabbè, il colore della tristezza, no? Io ci metterei più che la tristezza, l'ansia nel tuo caso, forse un po' di rabbia anche. Invece l'altro che cosa fa? Riporta, vi ha fatto vibrare come quelle onde che avete visto, quelle blu. Ecco, noi dobbiamo aspirare ad arrivare lì. Poi magari scrivetemelo anche via mail se è successo qualche cosa, se è successo qualche cambiamento. Adesso vi volevo parlare appunto, se mi ricondividi un attimo, così faccio vedere l'ultima parte, come informare l'acqua che beviamo e quali parole utilizzare. Io faccio solo degli esempi, eh? Poi ognuno deve trovare il suo. Non vuoi chiedere a qualcun altro se ha qualche cosa da dire? Sì, certo, se ci sono, Ali? se volete raccontarmi che cosa è successo in questo esperimento, mi fa piacere. Buonasera. Allora, questo breve esperimento, no? Perché per entrare adesso nella parte, Eh beh, certo. ce ne vuole un po', quindi il pensiero lì per lì nella prima non c'era, ma ho sentito euforia, ma l'ho sentita qua, nella gola. Nella gola ho sentita il colore rosso. Te lo stavo dicendo io, avrei mica visto il rosso. Sì, il colore rosso, ma non mi ha disturbato, assolutamente non mi ha disturbato. Invece nella seconda, vabbè, perché è una cosa che lo sento sempre, quindi la quiete, il fischio nelle orecchie l'ho sentita, il vuoto. Il vuoto. Ma era un vuoto bello o era un vuoto che ti Sì, bello, irritava? bello perché è una cosa Ok. che sì, è frequente, sì. Ok. Vuoto, l'universo. Sì. Bello E questa è l'esperienza breve.
Sì, ma non vuol dire, eh. L'importante è fare l'esperienza, che sia. Diverso. E la scrittura, ti sei accorta della differenza? No, è la mia solita scrittura quando scrivo breviata, così un po' veloce, Veloce. la capisco io sola. Ma a te piace una domanda, a te piace la musica metallara? Ma mi piace tutto, eh? Non tutto metal, ma mi piace i Pink Floyd, mi piacciono. Sì, beh, loro non sono proprio metallari, però. quindi No. non quella come forte, ma è una via di mezzo, Ecco. sì, mi piace. Ecco, un'altra cosa interessante che hai detto è che l'hai sentita nella gola. Ecco, anche questo, la musica in 4-3-2 crea il collegamento con la parte del cuore, con il centro del cuore. L'altra invece, no, lo scollega. L'altra musica, non quella heavy metal, ma comunque quel tipo di frequenza la utilizzavano anche per addestrare i soldati durante la guerra, perché così non provavano empatia. Quindi, nel tuo caso, che ti sei sentita comunque euforica, era un'euforia, mi viene da dire, di testa, quindi che ci sta, per carità, però osserva, osserva se la senti in alto, se la senti in alto, è concentrata tutta qua. E quindi bisogna portarla giù, perché tu Sì, quando la porti quando giù, poi dico, dopo si scusa, prende. quando dico euforia, perché forse vengo da un paio di giorni che ho bisogno proprio di Di casino. urlare, Ah, ecco, vedi, vedi. E infatti hai visto anche il colore rosso, che è quello che ti spinge in avanti a fare delle azioni. Quindi, non lo so, forse in questo momento era giusto quella che ho proprio cacciato fuori. Vedi? Uno sfogo, uno Sì. sfogo. Bene, 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 bene. grazie. Dai, Non grazie a c'è te. nessun altro che vuole dire qualcosa? Qui c'è un messaggio. Mi spiace, devo Sì, scollegarmi. è che era Carmen che è dovuta uscire, però. Ah, ok. Allora condivido lo schermo. Grazie Vali, grazie Patti. Tu, Graziella, vuoi dire qualcosa? Ciao, ciao. Lei è già sparata nello spazio, Graziella, vedi? Sei già nello spazio, non ti sentiamo. Ah, devi attivare il microfono. Dici, Ecco. Graziella. Io sono in cura da un medico che mi cura soltanto con l'acqua. E Ecco. l'acqua. Bene, allora sei in linea con noi. Luisa, vuoi dire qualcosa? Susanna, c'è qualcuno che vuol dire qualcosa? No? Emma, l'audio. Deve attivare l'audio. No, non si sente, devi attivare l'audio. Ecco, adesso sì. Mi senti? Sì. Adesso sì. Ok. Ciao. Ciao. Ciao Luisa. Allora, io praticamente ho come colore il primo ho visto molto scuro, scuro, mentre il secondo era un azzurro molto chiaro. E ti è piaciuto. Ecco, beh, la sensazione del mio corpo era di pace. La seconda volta, la prima. E la prima mi sono sentita come un fastidio, fastidio, che non ti so dire dove, ma un fastidio in generale. Ah, che ti veniva voglia di picchiare qualcuno? Non ti... Di pistare proprio no, ma di magari
Dirgliene quattro, ecco. vedi. E poi comunque, vabbè, dopo il mio pensiero Ciao Giusy. è stato il cielo, vedere il cielo azzurro. Bene, bello questo test, bisogna rifarlo, molto interessante. Grazie, grazie Luisa. Ciao. Bene.